Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo tutorial sulla chat di Facebook. Prima di cominciare a scrivere un po' di codice jQuery, utilizzeremo la libreria jQuery, che è una libreria di JavaScript molto efficiente. Dobbiamo scaricare Xamp per poter avere un server in locale. Lo possiamo scaricare dal sito ufficiale Apache Friends, apache friends.org/it/download.html, insomma ci potete arrivare molto facilmente. Scarichiamo la versione a seconda del nostro sistema operativo, c'è di tutto. Possiamo scaricare l'ultima, download 32 bit, scarichiamo l'installer. Sono 105 MB. Una volta installato, avremo in computer C una cartella XAMPP. All'interno avremo una cartella htdocs. All'interno di questa cartella dobbiamo crearci una bella cartella www in cui inserire i nostri lavori. Possiamo metterci qui tutorial chat e all'interno ci andiamo a mettere tutti i nostri bellissimi file. Ok, per poterli visualizzare sul sito in locale, avviamo innanzitutto Xamp da start Xamp control panel. Attendiamo che si apra. È tutto molto semplice, ragazzi. Dovete semplicemente installarlo e andare in questa cartella. I siti, o meglio, i lavori che fate web, dovete metterli tutti nella cartella www all'interno di htdocs, all'interno di Xamp. Clicchiamo su questo pannello e avviamo Apache, semplicemente. Trovate tanti tutorial comunque su come configurare. Se dovesse avere dei problemi, incontrate degli errori. Ci sono tanti tutorial che vi spiegano anche come impostare la password e tutto quello che volete. Qui siamo all'interno di Xamp, del pannello di controllo. Andiamo su PHP MyAdmin. Avviamo anche MySQL perché serve per avviare PHP MyAdmin, ovviamente. Localhost. Andiamo su localhost. PHP MyAdmin in questo momento preciso non ci serve perché stiamo andando ad utilizzare semplicemente. Oddio. Allora. Ok. MySQL non ci serve perché sarebbe il database di base che in questo momento non stiamo utilizzando e non andremo a utilizzare, quindi possiamo anche non avviarlo. Per andare semplicemente per accedere online alla cartella www dove ci sono i nostri file, andiamo su localhost www all'interno del browser, andiamo su tutorial chat e si aprirà in automatico il file index.html se è presente, altrimenti vi uscirà la lista dei file. Modo molto semplice. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Questo pannello lo possiamo anche chiudere, tanto si rimetterà lì in basso. E quindi qui chiudiamo e riapriamo questi qua perché altrimenti ci dà errore. E possiamo chiudere tutto. E dal tutorial successivo possiamo ricominciare a progettare questa nostra chat. Adesso però utilizzando questo server locale che ci è stato messo a disposizione. Anche per questo tutorial è tutto, noi ci vediamo al tutorial successivo in cui cominciamo a lavorare con jQuery.